siccome ora c'è un'urgenza che bisogna qualche centro, bisogna questo povero sfortunato, non mi mettono in un sacchetto e per aiutare questo povero sfortunato. Nemmeno la vicinanza di un commissariato ha salvato dalla richiesta del pizzo un imprenditore edile di Ciaculli. Totò Riina aveva abolito il mandamento di Ciaculli facendolo chiamare Brancaccio perché non voleva sentir parlare più della famiglia da sempre egemone in zona. Ma le vecchie abitudini tardano a morire, come dimostra l'operazione di carabinieri e polizia di questa notte che su ordine della DDA di Palermo ha smantellato i clan della zona. Una operazione importante perché smonta il sistema di assistenza ai mafiosi carcerati e alle loro famiglie. Oltre 50 episodi estorsivi che sono stati consumati con una assoluta dipendenza e alcuna denuncia da parte degli estorti, che addirittura in diverse occasioni hanno svolto un'attività di supporto delle organizzazioni criminali. Infatti i clan di Brancaccio, Corso dei Mille, Roccella e Ciaculli avevano ripristinato negli anni la sensaleria, cioè la percentuale a Cosa Nostra sulla compravendita di immobili, ma anche tutte le altre forme di controllo del territorio, oltre lo spaccio di droga, per incassare fondi per lo più destinati al mantenimento delle famiglie dei detenuti. 31 gli arrestati, 29 in carcere, 2 ai domiciliari. Ora, capisci che non ci sono esigenze, no?